In questo video, ragazzi, il rullo di tamburi, andiamo a vedere la tecnica della falsa semina e a cosa si utilizza. Cos'è sto rumore, porco? Venite con me, però, prima di tutto. La tecnica della falsa semina inizia con una prima lavorazione, tipo una vangatura si fa. Ma prima, però, ci serve una vanga. Andiamo a lavorare, signori! E dopo che hai lavorato il terreno lo lasci riposare per un mesetto o due. Dopo circa 2 mesi/3 mesi da quando abbiamo fatto quella lavorazione, andiamo a vedere com'è messo ora l'orto. Dopo più di 3 mesi l'orto è messo così dalla lavorazione e come potete vedere qua è pieno di erbacce incredibili che sono venute fuori nell'arco di questo arco di tempo. Sì, sono un casino. Ora, se andiamo a piantare nell'orto gli ortaggi, a seguito di un'altra lavorazione, più superficiale in questo caso, queste erbacce non usciranno più. Questo metodo l'ho utilizzato perché in caso avessi piantato qualche ortaggio, ora a fianco agli ortaggi ci sarebbero state le erbe infestanti. Invece con questo metodo, ora le andiamo a eliminare e non ci cagheranno più il cazzo. Ok, vi ho rubato troppo tempo, ora vado a prendere l'occorrente e andiamo a sfalciare il prato. Andiamo. Ok, eccolo qua il bestione, ragazzi. Andiamo a sfalciare il prato con questo, ma prima mi vado a mettere i stivali. Ah, mi sono ricordato ora che è elettrico, quindi devo prenderla a prolunga. Ok, la big prolunga ce l'abbiamo, ora la colleghiamo alla corrente di casa e la attacchiamo al nostro attrezzo. Ok ragazzi, direi che si può iniziare a falciare un po' il prato. Fucka boia. La roba taglia da Dio, l'unica cosa è che si stacca sto cazzo di coso, si stacca ogni 2 secondi, quindi forse dovrei nastrarlo, non so, mettergli tipo del nastro isolante così lo fermo e... però per il resto sta andando tutto come dovuto. Tra l'altro da notare, cioè, spara l'erba a 200 km/h. Cioè guardate qui. Ciubo. Sono sporchissimo. Vabbè, continuiamo. Dobbiamo cambiare il filo perché si è spaccato. Sistemato!
la pasta al pesto nelle mani. Forse è il momento di cambiare attrezzo. E il bestione ce l'abbiamo. Possiamo andarlo ad utilizzare. Fanculo. Dopo aver sfalciato l'orto si presenta così. E come vi ho detto prima, non sono andato a rimuoverle perché ora come ora non ci voglio piantare niente qua. Magari dall'altra parte sì che non c'è erbaccia, ma qua lo lascio perché tanto in estate qua ho messo tanta roba, mettiamo sempre tanta roba e lo lasciamo riposare un po'. E almeno il terreno non rimane spoglio, non viene degradato. Il video finisce qua, se ti è piaciuto iscriviti al canale. Ciao!